Sono molto contento di potervi dare il mio feed rispetto a due nuovi cinezoom di Fujifilm, il Fujinon 2800 e l'8250. Siamo in Africa, precisamente in Kenya. Abbiamo deciso di matchare Sony Venice con questi due cinezoom per lavorare in full frame, perché queste due lenti coprono il full frame. Dal mio punto di vista mi sono trovato estremamente bene, perché quando si va a realizzare i documentari abbiamo poco tempo, le condizioni climatiche cambiano rapidamente e c'è bisogno di lavorare in maniera smart e veloce. Con questi due zoom ho coperto un po' tutte le focali e mi sembrava di lavorare con dei prime per qualità e definizione. Considerate che queste due lenti presentano all'interno 13 lamelle, quindi ghosting e flare è ridotto, come è ridotta la profondità di campo. Inoltre il bokeh risulta bello naturale. Entrambe hanno peso e dimensioni contenute, considerate 3,8 kg e 25 cm di lunghezza. Hanno un diametro di 114 mm e presentano degli elementi fluorescenti nella ghiera di zoom, messa a fuoco e diaframma. Inoltre sono parafocali, anche questa è una cosa molto importante. Posso dire che girando questa produzione sono stato veramente agevolato da questi due zoom.